oggi abbiamo un gatto nervoso che spero. Ugo, che stai facendo? Ugo! Ugo! Sei impazzito! Sull'attaccapanni! Sull'attaccapanni! Veramente? Così? Io non ho parole. Smettila! No, non fare le faccette di cazzo! Ti prendo in braccio, ti prendo in braccio. Che stai facendo? Fatti guardare, fai guardare che faccia monella che hai. Eh? Come? Perché? Ti stai lamentando? È arrabbiatissimo, non capisco il motivo. Eh no, non devi farlo più. No. No. Non farlo più. Cioè, voi immaginatevi 10 kg di gatto che salta sull'attaccapanni. Senza parole. Senza parole, veramente. Vabbè. Perfetto. Buongiorno a tutti. Ottimo inizio di live. Stavamo dicendo. Povero attaccapanni, esatto. Allora, tutto questo io. L'audio ce l'ho nel gioco. Io lo sento l'audio. Voi no, chiaramente il menu non ha audio, non vi preoccupate. Ok, cioè, perfetto. Allora, cosa facciamo oggi? Il doppiaggio italiano di questo gioco è super. Allora, premessa. Siamo su emulatore. Perché siamo su emulatore? Io il gioco l'ho acquistato su Steam, però in inglese. Ho provato a moddarlo e ha funzionato. Dopodiché si è aggiornato ed è tornato in inglese. È una versione tremenda, la versione Steam. Ha delle impostazioni d'inizio anni 2000. Era proprio brutta, ok? Per cui, Stewie, grazie. Mi sono rotta le palle. Ho detto la mia parte di legalità l'ho fatta. Ho investito, tra l'altro, ho comprato full price, non c'era, ma non era manco scontato. Di solito te li tirano dietro, sti giochi. Detto va bene, fanculo, emuliamolo. Cioè, il gioco l'ho comprato, però facciamolo girare meglio. Ecco, sì, le facce si muovono. E questo è un gioco. Questa è la versione, infatti, PS1. Infatti, come vedete, non ci sono impostazioni grafiche perché è la versione PS1. Quindi aumentiamo chiaramente le voci, abbasso giusto un po' gli altri effetti. La voce al massimo. Mi avete detto che il doppiaggio è sublime. Io già sono in fibrillazione. Io non ho idea di che cosa abbia il gatto oggi, comunque. Io non so che sta facendo. Sta avendo interazioni con entità paranaturali della nostra casa, il che è plausibile visto che sono da giorni che dormiamo malissimo, io e il mio ragazzo. Per cui plausibilmente c'è un'entità maligna in casa e il gatto sta lottando con essa. C'è Lys, esatto. È lo spettro sull'attaccapanni. Allora, a questo punto. Quindi vi ho detto tutto, siamo il suo emulatore, quindi abbiamo il glorioso potere dell'F1, comunque, giusto per conoscenza. Quindi abbiamo il glorioso F1, spero che funzioni tutto, teoricamente dovrebbe funzionare tutto, siamo in italiano e potrebbe andare tutto malissimo. Detto questo, cominciamo. Spero. Allora, l'audio. Mi sembra ok, casomai ve lo aumento un poco dopo. Inizia partita. Accesso alla memory card. Sì. Kane è idolatrato. I clan raccontano leggende su di lui, ma pochi sanno la verità. Una volta egli era mortale, come tutti noi. Il suo disprezzo per l'umanità lo portò a creare me e i miei fratelli. Io sono Reziel, il primo dei suoi luogotenenti. Ho servito Kane per un intero millennio. All'alba dell'impero io ero al suo fianco assieme ai miei fratelli. Tutti insieme creammo le legioni che fecero cadere Nosgoth. Con il tempo continuammo a evolverci. Diventammo sempre meno umani, sempre più divini. Kane sperimentava per primo il cambiamento e ne emergeva rinnovato in qualcosa.
Qualche anno dopo il nostro signore, anche a noi sarebbe toccato evolverci. Questo durò fino a quando ebbi l'impulso di superare il mio signore. Si è fatto crescere le ali? Ha rosicato tantissimo. Sta rosicando tantissimo per le ali. Servo Beth, grazie. Un po' strana l'attaccatura di quelle ali. Per la mia trasgressione ricevetti un nuovo tipo di ricompensa. L'agonia. Che si aspettava? Una pacca sulla spalla. Non si fa. Non si fa, non si fa. Che fai? Il risultato poteva essere uno solo. La mia eterna dannazione. Non si umilia il direttore, esatto. Sarei finito come i traditori e gli inetti. Sarei bruciato per sempre nelle viscere del lago dei morti. Guarda tanto rosica! Gettatelo dentro. Il braccio, grazie. Poverino. Poverino, anche un po' stupidino, però. E così caddi nelle profondità dell'abisso, urlando mentre fuochi bianchi mi divoravano. Poverdi, più dolore bianchi. Indicibile, agonia estrema, il tempo smise di esistere. Rimase solo questa tortura e un odio sempre più profondo per l'ipocrisia che mi aveva condannato a un simile inferno. Dopo un'eternità, il mio tormento si mitigò, facendomi risalire dal precipizio della follia. La discesa mi aveva distrutto, eppure vivevo ancora. Ma due colonne vertebrali! Raziel. Che paura! Sei un valoroso. Bla bla, grazie. Oh, comunque questa storia, cioè, immaginatevelo oggi con la grafica moderna. Cioè, è fichissimo comunque. Io ti conosco, Raziel, sei un valoroso. Ma che follia sto vivendo? Quale abietta forma è questa che sono venuto ad abitare? Ma è tipo lo stesso doppiatore comunque. La morte stessa sarebbe un sollievo in confronto a tanta miseria. Tu non sei sopravvissuto all'abisso, Raziel. Io ti ho solo salvato dalla completa dissoluzione. Ma io preferirei l'oblio a una simile esistenza. Non è una scelta che ti spetti. Ecco. Suka. Sono stato distrutto. No, sei rinato. Per creare ognuno dei suoi mostri, Cain ha intrappolato un'essenza vitale. Questo era il tipo di anima che sorreggeva il cadavere in cui tu vivevi. Ma tutto ciò, Raziel, l'ha rovinato Nosgoth. L'equilibrio è andato perso. Giustamente. Le anime dei morti sono rimaste in trappola, senza che io avessi più potuto guidarle sulla ruota del destino. Tu chi sei? Nessuna di loro ha completato il suo ciclo. Redimiti. Redimiti. O se preferisci, assapora la vendetta. Redimiti. Chiudi la tua disputa con Cain. Distruggi lui e i tuoi fratelli. Libera le loro anime e lascia che la ruota del destino riparta. Usa il tuo odio per falciare le loro anime. Io posso far sì che ciò avvenga. Tu diventerai il mio mietitore d'anime, il mio angelo della morte. Capisco. Che bel messaggio positivo per bambini. Oddio, posso... A parte che sto usando le levette, mi sono emozionata tantissimo. Ah,
Allora, una planata super merda, ma immagino non avendo le ali, a tipo i lenzuolini. La telecamera è super soffocante e oh mio Dio, è manuale! Oh mio Dio, devi girarla tu con L2 ed R2. Vabbè, ok, sì, quindi il volo è caccapupù. Ok, non puoi attaccare in aria. Ok, così ciucci. Ciucci la roba. Guarda che carino che è. E poi. Oh, addirittura. Addirittura. Culino. Ok, vabbè, penso ci sia. Non è detto che ci sia il tutorial. Non è detto che ci sia il tutorial. Ricordiamoci che questi giochi uscivano col manuale di istruzioni, quindi il tutorial non era assolutamente necessario. Ok, quindi dolce vendetta. Vediamo un po'. Tre portali distorcono lo spazio, tracciando un sentiero fra luoghi remoti. Cioè, si sente proprio il click tipo della fine del file audio. Ok, tre portali. Ok. Io non ero salita sul pulsante, però. Attiva. Quindi posso scegliere dove andare? Sono scema io o sono molto più di tre? Non capisco. Cos'è questa cosa? Ok. Sono le zone e ora sono bloccate. Ah, va bene. Va sbloccato, ok, va sbloccato. Mi ha detto tre portali, ma sono molti più di tre. Sei debole, devi nutrirti. La vecchia fame mi ha lasciato. Ora non bramo più il sangue. Tu sei cambiato. La tua sete di sangue è stata coperta da una più grande. Coperta. Sei diventato un divoratore di anime. Per mantenere la forza, dovrai cacciare gli spiriti perduti del mondo sotterraneo e consumare le anime dei tuoi nemici. Si ripristina quella che immagino sia una barra della salute. Madonna, quanto è vicina la telecamera, quanto mi viene da sboccare, però è un problema mio. Alle, alle. Ah, si attacca, attenzione, si attacca, questa cosa è fichissima, grazie. L1 e X salto in alto. Ok, questo l'avevo visto. Guardalo, guardalo che atletico. Anche se le tue ali sono rovinate, potrai sempre usarle per certe azioni. Aprile dopo un salto e ti porteranno oltre questo abisso. Bene. È esattamente così andava fatto. Splot! E vabbè, aspettiamo il prossimo.
Vabbè, sì, dai, la prima volta che plana ci sta che si sfracella. Cos'è? Quali anime prave sono mai quelle? Anime prave, ragazzi! Sluak, gli sciacalli del mondo sotterraneo. La loro bestiale fame ha consumato legioni di anime, tutti spiriti che non vedranno mai il riposo. Guarda lì. Io che continuo a provare a usare la levetta destra per muovere la telecamera, comunque. Swag walk. Madonna, quanto è difficile! Ah, mi ha rotto il culo! Mi hanno rotto il culo! Ah, posso schivare! E niente. Ok. Devi fare il lock! Devi fare il lock! Come mio agente, Reziel, tu trascendi la morte. I tuoi nemici non potranno distruggerti. Ma se diventerai troppo debole, verrai sempre riportato qui per riprendere le forze. Abbiamo visto pure il filmato extra, l'ho fatto apposta per farvi vedere la scena, ragazzi, chiaramente. Non è che ho fatto cacare, era volutissimo. Bene, bene. Oh, però intanto c'è il lock sul nemico. Se col lock sul nemico è un altro discorso, io andavo a caso, non colpivo niente. Ok, ok, ha senso. Magari potevano dirmelo prima che perdessi tre quarti della vita, però ok. Povere, povere Aluce, mi fa pena, anche se è stato un cretino, non doveva farlo. Non doveva fargli vedere le ali, che cosa si aspettava? Comunque, Kane con delle sopracciglia incredibili, comunque, veramente. Cioè, proprio complimenti. No! Madonna! Ok. Salta con L1. Ah, la telecamera! Ok, revenge, ragazzi. Forse. Guarda come scappa! Che fa? Che fa? Che fa? Vieni qua che ti rompo il culo. Guardalo, guardalo! Non attacca, è diventato spaventato! Guardalo! È spaventatissimo! Vieni qua, ti spacco la faccia! E dai! Non so. Non riesco a prenderlo! Dai, ti prego! Madonna! Oh! Io non ho parole, oh! Ce l'abbiamo fatta. Non credo fosse obbligatorio. Guardate com'è, come vado in fiducia in una direzione senza avere idea di quale sia quella giusta. Questi portali sono un passaggio fra il regno spettrale e il regno materiale. Grazie a essi potrei chiamare a te la materia e diventare una presenza reale nel mondo delle cose.
Ma ci sarà un prezzo. Prima dovrai essere nel pieno delle forze. Ok. Per tornare a questo piano di esistenza, invece, non ti servirà alcun portale. Potrai abbandonare il tuo corpo fisico in qualunque momento. Ok, pieno delle forze, d'accordo. Select, parole dure. Eseguire. Conserva le forze per prolungare la tua manifestazione nel mondo fisico. Se non riuscirai a nutrirti o se riceverai troppe ferite, questa fragile materia si dissolverà. Ok. Paura, la... Sei ancora giovane, Raziel. Hai ancora troppe delle tue debolezze da vampiro. L'immersione in acqua, anche se non ti sarà fatale, dissolverà il tuo corpo fisico, obbligandoti a tornare fra gli spiriti. Oh no. Sappi che nel mondo spettrale l'acqua non pesa e non regge i corpi. È sottile come aria. Oh no. Che liscio. Ma che creature sono quelle? Dunque non li riconosci? Sono i figli di tuo fratello Dumas. Sì. È impossibile, quelle orride e infime bestie non possono essere nate dal nostro sangue di alto rango. Supponi che il tempo si sia fermato, Raziel? Molto è cambiato da quando lasciasti il mondo degli uomini. Schifo! Avendole provate di persona, conoscevo le debolezze dei miei avversari. Le ferite corporali sono fugaci perché la carne immortale di un vampiro si rimargina non appena viene lacerata. I vampiri temono soltanto l'impalazione, i colpi che trafiggono o bruciano. L'acqua è come un acido e i vampiri più deboli sono devastati dal tocco della luce solare. Dunque userò le tattiche adatte per meglio colpire i miei nemici. Ok. Ha! Ho capito! Libera dalla carne, l'anima di una creatura sta sfumando nel regno spettrale. Sfuma, sfuma! Prendila in fretta, Raziel, altrimenti sarai costretto a seguirla. No, no, no. Sfuma, sfuma! Succhia! Succhia, succhia! Come faccio a prenderla? Succhia tutto! Ok. No, ah, devo tenerlo premuto. Ok. Tieni premuto un po'! Vabbè. Ok, non so perché sta facendo questa cosa. Ok, ora non lo fa più. Oh, l'ho preso o no? Devo impalarlo, ragazzi. Devo impalarlo. Devo impalarlo. Niente, non c'è. Troppo vicino. Lancialo! Quanto bullizza! Non si fa, eh! È difficilissimo centrarlo. Vabbè, senti, ti brucio, eh. Facciamo che ti brucio. Vai! Yeah! Succhia, succhia! Gloop. Ah, 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 ah. Sotto al sole. Ok. Ma io muoio sotto la luce. No, cioè, giustamente ormai io sono fatto il level up.
E ok, quindi? La tua possenza fisica supera quella di cui godevi in vita. Perfino gli ostacoli più grandi verranno mossi senza fatica. Ah, guarda come posso muovere la roba. E che mi serve? C'è un posto dove posso salire? Da qualche parte? Che la telecamera non mi fa vedere? Forse di là? Ok. In fiducia. Rip, amico mio. Le animazioni sono molto belline, eh. Sono proprio belline le animazioni. Io F1 lo faccio comunque, non si sa mai. Sì, questo è il sorrivere su Raziel, ma appunto teoricamente i primi Legacy of Kain sono su Kain, appunto, non su di lui. L'impegno per aprire la porta. Dio mio! Il santuario dei clan ridotto in rovine. Oltre questi muri si ergono i pilastri di Nosgoth, sede dell'impero di Kain. Come sembravano umili allora, giacenti nella polvere dopo un'era di magnificenza. E io ero appena tornato al mondo. Nell'istante fra la mia esecuzione e la resurrezione dovevano essere passati molti secoli. Questo mondo è sconvolto da cataclismi. La terra è tesa allo spasmo per scuotersi dal gioco di Kain e del suo impero. Il destino di questo mondo è stato deciso in un istante da un solo uomo. Non disposto a sacrificarsi per riportare l'equilibrio a Nosgoth, Kain ha condannato tutto allo sfacelo che vedi. In quel momento iniziò il declino. Ormai è quasi finito. Nosgoth vacilla sull'orlo del collasso. E il suo labile equilibrio non durerà ancora a lungo. Ok. Allora, io ho visto una cosa che mi è piaciuta. Questa. Dai che posso prenderla. Lo sapevo! E dai! E dai! Oh, porca vacca quanto... Oh! Succhia! Ma che bello l'effetto! Ma che bello l'effetto quando sparisce! Posso raccogliere di nuovo? Oh sì! Ma che bello l'effetto quando sparisce! Prima persona? Dite c'è la prima persona? No, non c'è la prima persona. Sto premendo i tasti? No, non c'è. Ok, allora, siamo armati e pericolosi. Io devo riuscire a inchiappettare sto stronzo. Vai, loccalo. Sì, ma no. Io non pensavo lo lanciasse. Ok, molto strano come sistema di combattimento, ma funziona. E in realtà è futuristico, praticamente, per certi versi. È figo, è stralegnoso. È stralegnoso, però l'idea è veramente figa. Addirittura. Vabbè. Oh,
Ma davvero? Cioè, la puoi lanciare. Guardala! È sparita. Dicevo, guarda che range! È sparita la lancia. No! Non è possibile! Non è possibile! Veramente! Vabbè, che cazzo? Senza parole. C'è il cazzo di futuro! Ci credo che ha due poligoni! Cioè, come ha fatto? Ma con che range? Vabbè. Ok, quindi questo è uno dei portali famosi, ok? Credo. E così torna indietro. Va bene. Quindi, a che mi serve tornare? Cioè, posso? Cioè, se io faccio... A che serve tornare indietro? Mi è rimasta pure la lancia che non potrò mai più raccogliere perché è rimasta. Prendila, ti prego. Dai. No! Il pulsante per raccogliere la lancia è lo stesso per attivare il portale. Non me la fa attivare. Prendila, no, ti prego. La mia lancia, ti prego. No, sciamolla, molla. Niente. F, ragazzi. Sì, immaginavo ne trovavo altre. Non è che è unica, però, capito, ce l'avevo. E me l'ha messa esattamente sul pulsante. E vabbè, niente. Ok, non mi ricordo com'è. Questo, teoricamente, select... Ok. Ora posso prendere la lancia? Ah. La telecamera. No, ragazzi, non mentite, non posso prendere la lancia. È sempre nello stesso punto, sempre con lo stesso effetto. No, non dite bagianate. È esattamente nello stesso punto. È il punto esatto che ti fa aprire. Non posso aprire la porta. Non posso aprire la porta? Ah, ok. Cioè, quell'esatto punto in cui la porta è interagibile. Ah! Oh! Stai buono! Non ti vedo. Un Soulslike. Scambio di colpi. Oh no. Non posso fare niente con lui perché se non lo posso uccidere. Almeno questo è rimasto uguale. L'infinito vorticare dell'abisso, mio sepolcro e anche culla della mia rinascita. Sono
sono... Per quanto il paesaggio di Nosgoth fosse cambiato, quelle scarpate mi aiutarono a orientarmi. Il territorio del mio clan stava a ovest. Ero ansioso di vedere quale declino fosse toccato ai miei discendenti dopo secoli di assenza. Ma sono urla umane o sono uccelli quelli che fanno questi versi? Penso siano urlo tipo di anime, credo. Credo siano le anime che urlano. Ah! Puoi anche mollarlo il bastoncino comunque a questo punto. No, non lo... Come si fa a mollare il bastoncino? Ah, ok, così. Lui è gentile, le poggia per terra le cosine. Posso anche lanciarlo. Tra l'altro, esatto. Oh oh. Oh no. Guarda lì, sono apparsi incazzatissimi. Oh, bene. No, no. No, no, no. No, no, no. Per raccoglierla di nuovo. Ok. E no. Che ha il moveset diverso! Ma che ridere! No, vabbè, ma di che stiamo parlando? Ma che figo! Poi vabbè, di cattiveria, proprio da dietro lo prende, cioè manco dalla parte affilata, proprio dalla... Io boh. Cioè, lo impala dall'altro lato, proprio perché è cattivo! Ma anche la musica è molto figa. Ora capisco chi vuole il remake, perché comunque vedo percepisco il potenziale di questa cosa e non mi riferisco solamente al suo culo, chiaramente. Questa la posso spingere? Che serve fare questa cosa? Quale incredibile segreto si cela? Tipo queste gemme, no? Che servono? Ci riferiamo soprattutto a quello. No, non fate gli orni sui morti, dai. È un vampiro ed è uno zombie vampiro, praticamente. Sofficino, grazie. Niente, qua forse devo essere spirito, ma no, perché non posso prenderlo. Cioè, io forse da spirito potrei attraversare la grata. È uno zompiro. Non ho il potere di prenderla ora. Ogni 3 la vita aumenta. Ogni 5. Ok, niente. Non ci sbatto la testa sopra. No, la lancia. Completa desolazione. Completa la mia desolazione. Orgogliosa specie spazzata via da questo mondo come fango da uno stivale. Come fango. Sapevo quale mano aveva compiuto il gesto. Così? È stato Cain per rosicare perché ti odia? Che se avevi le ali e quindi da... Ah, Lele! Oh! No, locca. Oddio, che cosa bella che posso fare.
Notare come l'amico suo sta a guardare comunque. Guarda la mossa che mi ha fatto da fondo. Lo puoi impalare a distanza, che figo. Raccoglilo, raccoglilo. Raccoglila. Vieni, vieni. Quanto sei brutto, mamma mia. Sono figli miei questi? Non erano di mio fratello, scusate. Non diceva che... siamo parenti, però sì, un po' brutti. Insomma. Questo è un altro checkpoint, quindi. Un po' contortina questa cosa dei checkpoint. Più che altro hanno dei simboli molto complicati da ricordare. Ok, dopo che fai questa cosa, quindi si attiva e puoi tornare indietro. Quindi se crepi e torni al Nexus, puoi ripartire da qua. Potresti incontrare degli umani se li attacchi o meno, la tua reputazione nei loro confronti cambia. Ma mi fa anche piacere che sono i simboli del clan, però mi devi dare una cosa comprensibile, cioè questo è molto Demon Souls infatti. Cioè, non belli simboli, però devono essere anche leggibili oltre che pregni di significato. Qui se dove dovrebbe esserci il tuo clan, questa specie, al contrario sul muro, di più al contrario sul muro, è simbolo del clan di Resil quando era vampiro. Ok. Questa P al contrario. Resil è molto contento di... Ok, va, sì, immagino che li posso raccogliere per lanciarglieli, esatto, guardalo. Oh, comunque è il futuro, cazzarola, eh. Cioè, continua a dire, è incredibile. Al di là della telecamera da sbocco, ma quello non è colpa del gioco. Comunque avevano delle porte pesantissime, eh. Riuscirò a batterne uno senza farmi colpire 100.000 volte? Quanti cavolo di HP mi ha dato? Prendila. La musica è strafiga, tra l'altro. Speriamo che non mi distruggano. Allora, di là c'è la morte. Meno che io non sia forse spirito. Però non sono spirito, quindi niente. La telecamera anticipa i souls, esatto. Sì, anche le torce sono armi, l'ho usata un secondo fa. Però la lancia è più figa, scusatemi. Guardalo! Dai, madonna, riesco a fare una... Quanti sono? No. Oh, aspetta. Lo so, quello si è stordito, però non posso... Guarda, arrabbiatissimo. Niente, oh. Si è clippato male. Si è clippato. È confuso. Non è più confuso! No, resta confuso.
No, dai! Bastardo, bastardo! Prendi... Afferralo! Afferralo! Aspetta! Aspetta, aspetta! Ok. Dov'è? Dov'è? Quando è che si è ripreso? Lo stronzo! Niente. Faccio cacare. Anche i comandi invertiti della telecamera, comunque. Sì, ragazzi, lo so che lo posso lanciare alle torce sul muro, l'ho immaginato. Io però penso... sicuramente non tutti voi... Ah! Porca! Non tutti voi, però io sono abbastanza convinta che molti di voi hanno un ricordo distorto del gioco. Vi assicuro che giocarlo oggi... è molto legnoso, ok? È che prima non ci eravamo abituati e tutti i giochi erano in un certo modo. Ma i comandi sono veramente legnosi. Non è facile. Cioè, tutta la difficoltà sta lì. Quindi, piuttosto che perdere 3 ore di tempo, prenderlo, cercare di trovare la torcia, di centrare la torcia e lanciare la torcia, prendo la lancia e lo impalo, basta, facile. Cioè, poi ovvio, se hai un enorme, bellissimo falò così... è un peccato sprecarlo e non ammazzare i nemici in quella maniera. Però di base, ecco, non è così facile. Dai, vogliamo bruciarlo? Bruciamolo, dai. Facciamolo venire qua. Vieni qua. Top. Botte. Tra l'altro, vedete, ha pure, diciamo, gli HP visibili, per così dire. Perché... Madonna... Eccolo. Pure gli HP visibili, perché diventa sempre più rosso man mano che prende danno. Oh, visto che siamo stati bravi stavolta? Ora. Siamo quasi full, tra l'altro, finalmente. Ok, salgo sopra, quindi, qua. Stanno molto attenti ai nemici, perché qua... No! Qua mi sa di... Trappolazzo, e lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo che c'era la trappola. Che è sta roba? Una leva. F1. Devo buttare di sotto. Non voglio buttarmi di sotto. Non mi fido, non vedo cosa ho sotto i piedi. Ok, non c'è niente. No, per favore. Questo sei brutto. Non avevo riconosciuto quei corrotti ammassi di carne. Avevano odor di vampiro, eppure sbranavano le carcasse delle loro vittime come se fossero cani. Odor di vampiro, ragazzi. De vampire. Guardali, inoccolatissimi poi.
L'altro. Dovrebbero essere tipo ghoul questi, quindi. No, come hai fatto a mancarlo? Come hai fatto a mancarlo? Prendilo. Afferralo. Lancialo nel fuoco, nel fuoco, nel fuoco, nel fuoco. Ok. Ah, beh, ok, un minimo di tracking c'è allora, ok. Un minimo lo riesce a... Ok. Figo. Posso... No, vabbè! Non è possibile! Vabbè, le botte con la... Non è possibile. A botte di sasso. Totale. Ok. Con la cosa scritta col sangue. Vabbè, allora, il tizio è crepato. Non credo di non potevo salvarlo, chiaramente. È un modo carino per dire che non posso tornare indietro? Vabbè, non importa. Chi è? Oh! Quindi devo lasciarli stare, gli umani? Vabbè, io lo lascio stare. Questo grande sepolcro portava gli inconfondibili marchi del clan di Melchia. Che è un culo, comunque. In che era caduta la nostra dinastia, se quegli sciacalli erano discendenti dei miei nobili fratelli? Erano arrivati al punto di reclutare nuovi adepti fra i rattrappiti, capiti cadaveri che giacevano qua giù. I rattrappiti cadaveri, ragazzi. Pensate quante parole nuove può imparare un bambino. Ah! Stavo parlando! Però, seriamente, pensate quante parole può imparare un bambino? Rattrappiti cadaveri! Ma io penso che i videogiochi insieme a Topolino sono stati il best dizionario dei bambini, comunque. Tipo, me misero me... Tapino. Ma questi sono infiniti. Ah no, non l'ho succhiato in tempo. Non l'avevo succhiato in tempo. Ok, si era solo rialzato, vabbè. Senti, ma quella è più figa. Molla. La friendship con lancia is over. Now the bastone is my new friend. The bastone è una citazione per pochi. Ho the bastone, ragazzi. Il gioco è finito. C'ho l'arma finale, basta. I rattrappiti cadaveri. C'è un robo da spingere che mi serve a... cosa? A vomitare con la telecamera mi serve. Penso di doverlo... No. No, perché qua c'è il... Forse devo... spingerlo di qua. Forse... No. Perché è così impossibile capire dove devi andare. Non c'è la prima persona. Non è pacchiana, è elegante, ragazzi. È elegantissima il mio bastone nuovo. Boh, lo metto qua, non lo so, mi... No, non è servito a niente. Dove cazzo devo andare? Rattrappiti i cadaveri, datemi un indizio su dove devo andare. Di là. Oh, l'ho visto. Ah, quindi avevo ragione comunque. Avevo ragione, era, dovevo spostarla. Ok, Ugo si è calmato, se per qualora interessi a qualcuno. Mio fratello Melchia venne creato per ultimo, dunque ricevette la minor parte dei poteri di Cain. Ecco, sfigato. Pur essendo immortale, la sua anima non poteva conservare la carne, che manteneva molta della sua umana fragilità.
E sembrava che questa debolezza si fosse trasmessa alla sua stirpe. La loro fragile pelle stentava a celare la cancrena sottostante. Deve sapere un bambino che cos'è la cancrena. Ah, là, là, là! Ma quanto cazzo male fanno? La fragile cancrena di tua sorella, la fragile cancrena. La fragile cancrena. Vabbè, ovviamente li puoi impalare pure qua, quello è scontato. Lorex, benvenuto. Comunque il simbolo del fratello è palesemente un culo, io non vorrei dire. È palesemente un culo con un peto che esce fuori, però vabbè. Sei una bruttissima persona, mamma mia. Questo è nuovo, guardalo, guardalo, questo è di un altro colore. Questo è carini. Sono velocissimi. Guardate, è forte il mio bastone nuovo. No, è lo scambio di colpi, no, però. E no! Luce, 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 luce. Oppete! Ah, sì, questi sono caccoline. Gli ho già fatto di premere L2 ed R2 insieme, ragazzi, non succede niente. I pulsanti funzionano, ma se lo premo non fa nulla. Lo so, forse c'è la prima persona e non funziona. Non so che dirvi. Non c'è. Non ce l'ho, ho un malus. Quindi pensate quanto sono brava, sto giocando con un malus. Sono tornata indietro. Però dall'altro lato. Quindi? Ah, di qua. Ok. Sì, ma da troppo tempo che non c'è un checkpoint. Non va bene questa cosa. F1. Sì. Ah, vomito tantissimo! No, non puoi farmi... Ah! Lo rifacciamo. È terribile! È terribile! Il mio cervello! Il mio cervello! Ah, guardate, guardate, guardate! Non vi fa stranissimo? Vi giuro, vi ho fatto mal di testa! È terribile! Ok. Ah, ok, c'è un checkpoint, ok. Ecco, il culo me lo ricordo. Quindi adesso so che questo è il culo. Prima c'era la F, poi adesso c'è il culo. Quello è un culo all'aria e quello è un tipo un pezzetto di cacca che esce fuori. Basta. Ma quindi? Cioè, io dove sto dove sto andando? Non ho capito. Ma non potevi farmi... Spirito sifone delle anime, non potevi farmi uscire più vicino. Ah no, aspetta. Zoppissimo. Sembra un personaggio di Tekken 1. Come si muove. Pensate con la grafica moderna, tutto il sangue che li ricopre, quanto sarebbe fico! Ma niente, altro remake da fare. Lo sapevo che c'era la trappola. Guarda, schiva pure lui, Questo combat system dinamicissimo. Guarda, ma può essere che la vita che mi danno è casuale? Perché non mi sembra che mi ripristino sempre la stessa quantità. Boh, vabbè. Le scale erano da screensaver. Oh no.
F1. No, questa cosa non va bene. No, questa cosa non va bene. No, il platforming non va bene. Qui c'è qualcosa? Mi sa di sì. Ah, devo cibarmi in continuazione. Ma perché tipo non me l'ha detto il tipo? Non era il caso di informarmi? No, girarti. E lì? Ok, mi sono... Minchia, che culo. Oh no. Dai! Dai! Oh. No, dai! Ok. Oh. Mamma mia. La fatica. Devo fare? A parte mangiare e non morire. Che ripeto, poteva essere un'informazione importante da darmi quando mi ha riportato in vita. No, vedete, mi dà meno, no? Secondo me sono, secondo me non dà sempre la stessa vita. Vabbè. Non ho idea di dove debba andare. Cioè, è evidente che mi serve il cubetto qui. Però... Non posso salire lì sopra. Non... Boh, a me pare che là c'è qualcosa, però non riesco ad arrivarci. Sporgenza, sporgenza. Dov'è la sporgenza? Perché deve essere così difficile vedere? Qualche volta devo passare al piano spirituale? Potrei passare... Ah, la telecamera, il frame rate, tutto. Ma teoricamente io... Posso camminare... Potrei camminarci sull'acqua? No? Non ha detto che posso camminarci sull'acqua? Nel piano spirituale? Ah no, posso semplicemente passare... Guarda tu. Però non posso. E non posso aprire la porta. Non mi fa passare attraverso la porta. Sei uno spirito. Passo la porta su. Cretino. Niente. Io posso. Ah, ma guarda tu. Ma guarda tu. Ah-ha. Ah-ha. Ma quindi sti cosi sono dei vigliacchi finché non ciucciano un'anima? No,
Si sono incazzati neri. Boh! Che è sta mossa? Alessio, grazie. Sì, mi fa piacere che l'aria... L'acqua è come l'aria, però non ho cosa farci qua. Mi sta sfuggendo qualcosa di ovvio. Tipo un'altra strada. Tra l'altro siamo in live già da un'ora, non me ne ero neanche accorta. Infatti forse non dovevo andare di là. Eccolo, esatto. Esatto. Ok, ho fatto qualche cazzata perché non capisco. Evidentemente non è quello che devo fare. Allora, voi avete rotto le palle. Comunque questi sono i nemici più pericolosi di tutti, eh. Cioè, ma proprio a mani bassissime, per quanto mi riguarda. Per adesso, almeno. Cioè, per adesso sono proprio molesti. Il problema qui non è che non risolvo l'enigma, il problema è che io non vedo l'enigma da risolvere. Cioè, io vedo strade, vicoli ciechi, non è questo il fatto. Non c'è un enigma che non capisco. Ok. Ok, quindi quella è una zona opzionale. D'accordo, quella è una zona opzionale. E qui sono dove ero prima. Qui è da dove arrivo io. È da dove sono caduta come una deficiente. Va bene. Io non devo usare il controller Xbox con... che non ha le levette, perché... le freccette, scusate. Io non ho le freccette direzionali, ho il piattino, vedete? E non riesco a usarlo, mi dà fastidio da morire. Allora, io posso anche arrivare qua. Ma non serve a nulla, perché non posso aprire la porta. Non posso aprire la porta, quindi a che pro andare di qua? Nulla. Perché non posso aprirla. Dovrei tornare nel mondo fisico, che no, cosa che non posso fare perché non ho alcun portale blu a farmi tornare nel mondo fisico. Non cadere di continuo. Ok. Ecco. Devo arrivarci in forma corporea. Perfetto. E allora, e fin qui ci siamo. Dobbiamo arrivarci in forma corporea. Ma io questo cubo di merda non posso spostarlo oltre questa recinzione, quindi non posso spingerlo. Però mi serve, mi servirà qualcosa. A cosa mi serve?
Cosa mi serve? Io continuo a pensare che lì posso salire, ma non è così. È troppo alto. Però intanto non è che ci sono dubbi, perché di qua non c'è assolutamente nulla. Io non ho molte scelte qui. Ciapa il bastone. È troppo alto. Dite che devo semplicemente attraversare il lago. Vabbè, attraversiamo sto lago. Ah, ero io un idiota perché ne avevo... Ok, quindi mi sono fatta tutto un film quando semplicemente la... ero convinta che fosse molto più distante la riva. Perfetto. Bene, abbiamo... Il vampiro mi sta giudicando tantissimo. Ecco. Vedo nulla. Molto Souls-like. Dai che riusciamo ad attaccarlo a una punta, dai, dai, vai. Ma che? Non ti gi... Oh. Ce la devo riuscire, ce la devo riuscire. Oh! Una gioia a questo mondo me l'avete data. Sono riuscita a impalarlo finalmente. Ce l'ho fatta. Ok. Che ansia. Che è sta cosa? No, no! Qui c'è una roba? No. No, no, no. Questo non posso afferrarlo. No, non posso spingerlo. Oh, sangue della pollanca. No. Vi giuro, mi perdo più del solito. Come cacchio lo apro qua? Cosa mi son persa? Non mi sembra che ci siano vivi. Mi sembra abbastanza lineare. Ah, regno spettrale. Vabbè, non mi entrerà mai in testa sta cosa. A te.
attento, Raziel. Questi sono spettri di vampiri rinchiusi troppo a lungo nel regno spettrale. Quando la loro natura vampiresca si adatta a questo piano esistenziale, diventano mangiatori d'anime. Non permettere a questi spiriti di tornare ai loro corpi. Che devo fare? Succhiarli? Devo picchiarlo, no? Ma ah, aspetta, succhio. Ok. Sono stata brava. Adesso? Quindi? Cosa? Dai che ci passi, non mentire, vigliacco! I blocchi laterali li posso spingere? Perché? Che hanno adesso i blocchi? Sono usciti? Ah, sì! Ok! Non me ne sarei mai accorta, però d'accordo. Prima erano appiccicati, ora sono diventati 3D. Ok. E io non ho più la mia lancia, sono molto triste. E non vedo nulla. Ok, devo spingere il cubo lì. Va bene. Urca la puttana. Devo spingere il cubo. Va bene, l'ho capito. Questo. Sì, non penso. Comunque, devo tornare fisico, questo sicuro, non c'è dubbio su. Porca. Raziel, ci sei dentro, su. Non sono full? No, posso farlo, dai. Torna fisico! Niente, non vuole tornare fisico. Succhia le anime. Ma non sono full, scusatemi. Pare no. Sembrava essere abbastanza full. Vabbè. Mi mancava un pixel di vita e quindi non ero full. Allora, devo spingere il cubo. Devo spingere il cubo. Non ho capito. Cioè, è palese che devo spingere il cubo, però. Posso sollevare. Rivoluzionario per il platforming. Descolors, grazie.
Sì, no, ma cioè, ha delle idee incredibili questo gioco, veramente incredibili. F1. Veramente incredibili, non sono ironica, assolutamente. Ok, io qui, quindi torno, torno spirito. Oh, ma guarda chi c'è là, guarda chi c'è là, salve. Guarda le botte incredibili che mi dà. Ma che cazzo fa? No, no. Sì, vabbè, però. Come ho fatto a cadere di sotto? E adesso? Vabbè. Facciamo così, eh. Facciamo finta non è successo niente. Meglio. Meglio, sì? Meglio. Ok. Ok, quindi non è cambiato nulla. Pensavo che cambiasse qualcosa. Lì posso andare. Se... Ok. Di sotto non posso guardare, quindi niente. Vabbè, sennò non posso fare chissà quali voli. Ok, qui abbiamo un cubo che posso portarmi di qua e metterlo là. Va bene. Fu così che divenne un simulatore di Lego. Le antichissime tecnologie di Nosgoth. Non posso, no. No, 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 sto premendo L1 più quadrato, come mi ha detto il tutorial. Puoi sollevarla, per favore, no? No, non, per qualche motivo non lo vuole fare qui. Non può. Io vi giuro. Senti. Non può farlo qui. Io... Ah, no, aspetta. Vabbè, questi sono messi giustamente per farti ripristinare la vita. Ma che davvero? Vabbè. Siamo tipo più morti di prima. Non... Allora. Non me lo fa saltare sopra. Devo buttarlo di sotto.
buttarlo di sotto. E non farmi ammazzare dai vampiri di merda. Lo porto di sotto. Stronzillo. Posso salire di là. Ah. Cioè, quindi il giro di Peppe me lo fa fare il gradino di 3 centimetri. Ovviamente è troppo alto per... Va bene. Ok. Non di là. Dio santo. L'ha mollato. Ora arriva l'altro nemico. Ti prego! No, vabbè, c'è il nemico, quindi non l'afferra. Quindi su questo gradino, sì. Su quello di sopra, no. Ok. Questo perché lui, se non è abbastanza pesante, se non è abbastanza difficile, non si diverte lui. Oh, ma la telecamera automatica era veramente un dito nel culo ai tempi, eh? Questa è la telecamera automatica che si muove, non si può disattivare. Cioè, si fa i cazzi suoi la telecamera. Scusate, io non sono tornata indietro qua. Ah, però posso... Adesso fare questo e passare e attaccarmi perché ero comunque passata. No, aspettate. No. Evidentemente. A che pro aprire sto cancello? C'era un altro blocco. Io già l'ho dimenticato che c'era un altro blocco. Dov'era l'altro blocco? Non era di qua.
Ah, io ho messo questo. Io mi sento un idiota, scusatemi, mi sento veramente un idiota. Io mi ricordo che c'era un altro blocco, non mi ricordo dov'era l'altro blocco. Sopra. Sopra. Sì, vabbè, ma io non me le ricordo queste cose, sono rincoglionita. Quindi faccio questo. Torno umana. Umana, vabbè. Materiale. Ma guarda tu! Ti prego, ti prego, ti prego. Gira. No. Come faccio a farlo cadere? Devi solo cadere di sotto. Di sotto. Perché non lo fai cadere di sotto? Da 3 ore che sto cercando di fare L1. 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 Ora sì. Ti imploro. Ti supplico e ti imploro. Butta giù questo cubo del cazzo. Ti prego. Cosa non sto capendo di questa logica di cubi di merda? Come si fa a farlo scendere? È in discesa! Buttalo di sotto e basta! Io non capisco. Io ho aperto il cancello di sotto per spingere questa merda giù e usarla. D'accordo, perfetto. Come si fa a farla scendere? Visto che non la spinge di sotto? Non si può spingere di sotto! Io vi chiedo per favore, se volete darmi un consiglio, datemelo se sapete e non speculate in questo caso, perché... perché già io sono rincoglionita! Cioè, io ho bisogno di risposte! Dio santo! Io non capisco! Cioè, non ho capito la logica della spinta! Ma era già aperto il cancello di sopra, lo si è chiuso perché l'ho tolto. Era già aperto il cancello. È da lì che sono passata. Non devo aprire il cancello, era già aperto. Non capisco. Rimetto il cubo, rimetto il cubo. Dal cancello di sopra dovresti planare su una piattaforma che sta sulla sinistra della stanza. Gesù Cristo. The Witness con i vampiri. Allora, rimettiamo il cubo. Me l'avete fatto togliere voi.
Era aperto il cancello prima, ok. Io già lì non ci sono stata, scusatemi. Io già qua ci sono stata. D'accordo, e adesso non ovviamente non se vado nel mondo spettrale. Ok, forse l'ho capito. Però quindi questo lo metto, quindi sulla pianola lì de merda che sta di sotto, credo. Anche se non capisco lo scopo. Oppure semplicemente no, effettivamente posso passare di sopra. Non serve salire cubi. Ok. Sì, ma è completamente arbitrario. Io passi a destra e a sinistra e capisco che quella cosa si alza e si abbassa, però. Ok. Quindi non dovevo spostare nessun cubo del cazzo. Abbiamo fatto tutta una roba strana. I cubi andavano lasciati dove erano, senza molestarli. Eccolo. Ok. E posso farmi la planata allegra, così. Ok. Oh. D'accordo. E da qua? Vediamo. Da qua, vediamo. Non è possibile! Giocavamo a queste cose comunque. E la gente ha la faccia di culo di dire che i videogiochi negli anni non sono migliorati. Lo sbocco mi viene a giocare. Lo sbocco, vi giuro, ho la nausea. Ma infatti, fra poco devo interrompere perché mi sto sentendo fisicamente male. Con la telecamera claustrofobicissima, appiccicata al sedere di Raziel. Dio santissimo. Ok. F1! Non è successo niente. Oh, ma Cristo, sto salto! Ok. Cosa devo fare? Non lo muove. Non si muove. Perché non si muove? È palesemente un cubo diverso dagli altri. No, non si muove. Va bene, non si muove. Perché non si muove?
Cosa sto sbagliando? Cosa sto fallendo? Non capisco, cioè a me viene da pensare che sto robo va spinto. Devo spingere? No, questo non si può spingere. Perché sto stronzo non... Si è buggato il gioco. Si è buggato il gioco. Veramente? Dai, non si è buggato il gioco, su. Veramente si è buggato il gioco. Intanto però... Qua... Non è uno, ragazzi. Anche qua è uno, cioè non è che... Porca puttana! Andare indietro di due stanze e vedere se tutte si ricaricano. Guarda, cazzo, cade come un chiodo comunque. Percepisco dello stress. Ma non mi dite. Apri la porta! Non posso perché... Cosa porca puttana! Allora. Cioè, io già sono rincoglionita. Poi il gioco si bugga. Perfetto. Allora. Andiamo indietro di due stanze. Andiamo indietro. Penso sia abbastanza indietro. Sono rispawnati nemici, per cui, per logica, no? Che ha i suoi anni non significa assolutamente niente come bug, perché anzi a maggior ragione, proprio perché il gioco ha i suoi anni, non i bug venivano risolti prima che uscisse il gioco, comunque in linea di massima, per cui non c'entra niente. I bug sono diventati molto più frequenti proprio con l'ammodernamento, per così dire, proprio perché i sviluppatori sono più scialli, perché dicono vabbè, lo posso aggiustare dopo, faccio dopo. Oltre al fatto che anche a livello di programmazione sono infinitamente più complessi i giochi di oggi, quindi no, non è una questione di anni per i bug, a meno che non è un bug riconosciuto. Potrebbe essere anche questo, magari è un bug riconosciuto che si sa che esiste e non è mai stato risolto neanche nella versione porca puttana, nella versione porca puttana. Allora, io spero che questa cosa si risolva, perché state per vedere un rage quit di quelli potentissimi. Allora.
alta. Ok. Oh, grazie Gesù e grazie a... Non è il safe state, ragazzi, non c'entra niente. Veitas, grazie mille. Oh, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Era un bug. Vabbè. Ok. Ok. Quindi non ero... Cioè, ero rincoglionita, ma c'è a un limite... Era strano che non si potesse spingere. Allora, aspetta. No, devo... Ah, se forse sì. Aspetta. Non lo puoi ciapare sopra? Non lo puoi spingere? Dai! No. Non puoi spingerlo sul cubo? No. Allora mi serve l'altro cubo. Niente. Serve l'altro cubo per forza. Mi servirebbe anche una telecamera che non mi fa sboccare, però capisco che forse chiedo troppo. Allora. Come... Oh. Allora. Come si fa questa cosa? Come cacchio faccio a ruotarlo? Faccio a girarlo. Io posso far girare la testa, ma posso ruotarli da terra? Da terra? Seri dubbi e posso... L1... Sì! L1 più quadrato, sì, però... Ah, ok, qui proprio non me lo fa... Questo sto morendo in tutto questo, sì. Ah. Ah. Ok. Ok. Allora è facile, ok. Proprio così, esatto. Ti prego, fallo e basta, perché lo spingi? Fallo! Oh. Ok.
ce l'abbiamo fatta. Qui mille. Sudo. F1. Ancora cubi. Molla. Spingo. Non vedo nulla, non so se c'è l'acqua, la morte. Ok, non c'è la morte. Puoi spingerlo? Sì, spingi. Non posso spingere. Ok, lo posso spingere. Posso dire che pensavo ci fossero molti meno enigmi cubi e fosse un po' più botte, devo dire la verità. Me li sognerò la notte, però... Ok, qui mi permetterà magicamente di... Non so... Oddio, c'è un checkpoint. Perfetto. Beh, allora è il destino. Dobbiamo salutarci qua. Ah no, sono tornata all'inizio. Questo è di nuovo il culo di prima. Non capisco. Io qua ci sono già stata. Questo è il culo di prima. L'enigma è per tornare indietro, ma con qualche cubo in più. Ah. Scusate, che questa ambientazione così ricca mi ha... Quindi ora posso andare... Ah, dove sono? Ok. Capito qua, mamma mia. Ok, pure il backtracking, cazzarola. Allora vediamo cosa c'è oltre questo bellissimo luogo. Nemici. Sono messa veramente male. Veramente male. Proprio male. Ecco. Vieni qua. Bene. Prendilo! Non lancia... Ok. Yeah! Le fiamme della morte! Siamo nella merda! No, vabbè, quelli sono tipo zombie, vampiro, quindi ci sta che scavino... Che stavano lì. Da lì vengono, da lì provengono. Ok, qui è arrivato il momento di menare. Succhia. E dai!
brucia. I miei poligoni! Prendi, prendi. Combattimento funziona meglio che in Dark Souls, nelle differenze d'altitudine comunque. Io premo F1. Questo è un super enigma o c'è una boss fight? Addirittura. L'umano molesto. Che fa? No, no, ti lascio stare. Non era molesto l'umano. Mi sa che qua c'è un mega robo enigmoso da fare, eh? Che dopo la mia mediocre performance... Guardalo! Che... Troppo pesante, non riesce... Niente, non si muove. Marchingegno non si muove. Esatto! Ah, c'è una leva. Forse ora funziona. Forse ora funziona. Se, nel caso sarebbe bellissimo che io ho fatto fare quella cosa che hanno pensato di fare un'animazione stupida per farti capire che la roba non funzionava. Oddio santissimo. Vai. Oddio, è bellissima sta cosa. È bellissima sta cosa. Ho attivato qualcosa, per quanto io non sappia cosa. Non mi sembra ci sia niente qui. Non c'è neanche un modo per risalire. No, che c'è. Bene. Tutto questo mi servono nemici perché sto crepando. Ok, l'umano mi vuole bene, lasciamolo stare. Eccoli, vieni, vieni. Venite, venite. Non me ne ero accorta che erano di dimensioni diverse, comunque. E no, e no, e no! Tra l'altro ha la runa sulla schiena. Merda, cattivissima, con la salute. Ti prego, non correre contro il muro.
Quindi questo è un altro lato. Credo. No, era solo lo stesso cazzo di giro. Va bene. Non posso tornare se non c'è il portale. E non posso interagire con le cose se vado nel piano spirituale. Quindi non potrei salire sopra. Tipo. Non posso farlo. Io ho attivato qualcosa, però non so cosa. Qui nel dubbio vado nel piano spirituale. Magari cambia qualcosa. Allora, a parte che le colonne sono diventate storte, il fuoco è blu e già non ho più idea di cosa fare. Ci posso scrivere un haiku su questa storia. Dai, cambiamo arma. Io ho cos'è? Ah, non l'avevo vista. Interessante. Perfetto. Ah, non pensavo fosse così alto. E questa cosa a cosa mi servirebbe? Posso spingerlo, non posso tirarlo indietro, posso tirarlo di qua, no, fa capire che no, no, perfetto. Ok. Io vado, in fiducia. Maledetta telecamera che gira da sola comunque. Ah, la telecamera che gira da sola, che fastidio incredibile. Va bene, questa va spinta. Vanno spinte, ok. Vanno spinte. Sì, è poco oltre, ma sono 2 ore che sono in live e il mio cervello sta fumando. Spingerla giù? Secondo me sì. C'è proprio il percorso. No, forse dopo. Forse dopo che ho bruciato tutti i legnetti. Thank you.
Ok. Voi credete che io esagero quando vi dico che ho seriamente la nausea? Purtroppo mi fa soffrire veramente tanto questa telecamera. Suppongo. E adesso posso piazzarci sopra. No, no. Suppongo che dovrei mettere qua. Ok, ha fatto pure il click. Perfetto. Che strana tecnologia. Immagina di usare le travi del tetto ogni volta per aprire l'ascensore. E niente, è così? È stato... ok. Tutto questo per fare scendere l'ascensore. Va bene. F1. Ah, la telecamera gira da sola. Io comunque vi giuro che non sto capendo. Nel senso, ho sbagliato lato, tra l'altro, appunto. Cioè, il problema è di non riuscire a non poter guardare. Sì, cos'è questa cosa? Sento profumo di boss fight. Sento profumo di boss fight, come non detto. Attenzione. Pronti al potere dell'F3? Mostrati, creatura! Non mi riconosci, fratello? Sapevo che era suo fratello. Sono tanto cambiato. Il doppiato. Vecchia! Certo, fratello. Avresti dovuto restare dove il maestro ti ha mandato, Reziel. Scoprirai che Nazgoth è meno piacevole di quanto rimembri. Rimembri? Che è successo al mio clan? Rispondi, fratellino mio, oppure io strapperò le parole dalle tue orride labbra, Abra. Tutti hanno paura, mio caro. Sei tornato in un mondo di paura. Quest'epoca di cambiamenti è così... disturbante. Ma pensi che io non abbia repulsione per questa forma? E credi anche per un solo momento che il nostro signore vorrà rischiare il suo impero per uno sciocco dettaglio? Basta con gli enigmi. Che vuoi dire? Sarai l'ultimo a morire. Che
Che è un modo carino per dire che tu sai morire prima di me, comunque. Allora, aspetta, fatemi scappare, perché chiaramente... Ok, lui passa in allegria dai buchi. Lui se ne frega delle cose normali, delle regole. Ok, bloccatissimo. Non funziona. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Oltre a non vomitare per il frame rate. Draccia, grazie, benvenuto. Oh, benvenuta. Lo meno? Che fa? Allora. No. Posso farlo pure durante il combattimento. Ma non so se è una buona idea. Potrei provare a fare questo. Ma non so se è una buona idea. Ah! Non mi sembra una cosa buona. Mi fa piacere che i cancelli sono belli appuntiti, però sono tutti chiusi, quindi... Allora, cerco un attimo di capire. La leva non va. Cioè, se la leva fosse andata... Torno nel mondo fisico. Ci sono aperture nelle porte collegate. Ci sono aperture. Dove sono le aperture? Ci sono aperture. Ah, di qua! Per me quello era muro. Era palesemente mu... Succa fortissimo, fratellino. E vabbè. Ma io per me era muro. Quello era una tenda. Non l'avevo capito che era un buco. Ah, vabbè, allora è facile. Credo, cioè prenderà danno così, immagino. Sì, sta prendendo danno. Vabbè, ok. Vabbè. Ok. Ora funziona la... Dove sono? Quindi ora faccio... Dov'è lui? Di qua, ok. Non lo vedo. È entrato? Gioco? Avanti, Melchia. Dove posso trovare Kane? Il maestro è di sopra della tua portata, Raziel. Si farà vedere quando più lo riterrà opportuno e non su richiesta. Ha capito voce, comunque. Rip. Io non avevo visto proprio i buchi, cioè per me era... chiuso. Sono libero! Sono libero! Tobino, grazie. Oddio, cos'è? Perché è diventato rosa? Ecco la sua vera natura. Paillette! E adesso possiamo attraversare le porte, vero? Le robe, vero? Hai agito bene, Raziel. È così che mi hai ridotto? A uno sciacallo? Un fratricida, ricida? Elevato, Raziel, non ridotto. Elevato, vorrei agguantarlo. Consumando l'anima di Melchia, hai guadagnato un nuovo dono. Melchia, ti ho scusato. Le barriere immateriali come queste non ti bloccheranno più nel regno spettrale.
Che cambierà me con la N. Basterà volerle superare e potrai farlo. Cacca, avevo immaginato bene. Il gender era un Melchione, ragazzi. Non era difficile il boss nel momento in cui capisci che c'è un buco e non è una tenda. Quindi? Le barriere immateriali non ti ostacoleranno più. Come faccio a passarci? Devo spingere? Un comando, me lo vuoi dare per passare le porte di merda? Nel mondo nel mondo spettrale! Che meglio che... Ma non me lo dice, ma io che ne so! Non è vero. Continua a sbatterci. Ah, ok, non ci sbatte più. Vabbè, non fare il drammatico. Fa tu sei il drammatico. Che è passato dall'altra parte. Oh! Melchia. Ok, che potere di merda che aveva Melchia comunque. Potere dello stalker. Sono libero. Gender. Ok, quindi adesso avrò sicuramente un modo per... Lo so. No! Il potere del tipose, esatto. È bellissimo che sembrano tutte e due che vanno in discesa, però in realtà ce n'è una sola che va in discesa, l'altra in salita. Cioè, questo inganno visivo incredibile iniziale. Che adesso le... Tutti gli ostacoli teoricamente al mondo spettrale dovrebbero non esserci più. Però io non so più che fare. E di qua non posso salire, quindi come stramichi. Tutti i fratelli Raziel gorgogliano dopo che li frolli per bene. Interessante. Sì, ma non posso... Dove cacchio devo tornare in forma fisica? Come faccio a risalire? Devo essere fisico! Non... Ho sangue della pollanca, ma veramente sono così stordita da non capire... Dovevo veramente tirare il cubo prima di salire? Non è possibile. Non mi puoi bloccare per una stronzata di questo tipo. Ah, è lì. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, posso farlo, posso farlo. Posso farlo. Dio santissimo. In realtà lui è una Sailor. In realtà i vampiri di questo gioco sono delle Sailor. Guardate che mossetta che fa. Quando passa da un piano all'altro. Ok, mi sono persa. Dove cazzo è il cubo? Questo è il secondo piano. Devo di nuovo salire. Non si capisce niente. Quanta pazienza avevamo da piccoli. Quanta pazienza avevamo. Io non l'ho mai avuta. Però c'è chi l'aveva. Allora. Bene, illuminante. Adesso? Dovrò tornare indietro, suppongo. Perché questa era la zona boss, per così dire. Mi faccio così, credo. Credo.
Mi si sono aperte un sacco di strade. Qual è l'amico tuo? Comunque era un bastardo, eh. Provate ad attaccarmi. Fai bene a non fare del male. Cagati sotto, stupido umano. Ma si è bloccato tutto di nuovo. Torno indietro, indietro allora. Non passo di qua. Pensavo che c'era qualcosa nella sala macchine. Vabbè, sì, le aree segrete, ragazzi. Qua è già tanto se riesco ad andare avanti. L'area segreta. Vabbè, io questa me la porto. Salva con F1 e riavvia il gioco, ti ritrovi dal polpo e ti dà un indizio. Torna al santuario dei clan, Reziel. L'anima di Melchia ti ha dato la capacità di entrarvi. Ma bada, anche se l'edificio è abbandonato, non vuol dire che sia deserto. Torna al santuario. Ma non posso farlo da qua. Devo farlo dal portale del Menga. Suppongo. Un cadere di sotto. Che è qua. Torna al santuario. L'anima di Ner... Che è di Melchia? Melchia, no, Melchia, con la M. Melchia. Che paura, Melchia. Vai. Ok. Vai, usa il magico... potere incredibile. Sono tornato. Dimmi la verità. Grazie, parliamo di videogiochi. Grazie mille. Non qui. Come non qui? Qual è il santuario? Non è un santuario questo? Ho sbagliato l'uscita! Non è di qua, quindi. Forse poteva arrivare più vicino, volevo partire più da vicino. Vabbè, ci facciamo questa passeggiata con i nostri nuovi mirabolanti poteri. Buona fortuna, no, sono già subodorato. Qua ci sono gli amici, quelli che ballano.
felici, li ignoriamo. Quindi? Di qua. Posso... Adesso no. Scusate, non sono nel mondo spirituale. Sì che sono nel mondo spirituale. Come cazzo si passa che non mi hai dato il comando? Tutti li sto premendo, tutti, tutti li sto premendo i tasti, tutti. Sto premendo tutti i tasti. Ci sto continuando a camminare contro. Sei un cornuto, Resia, sei un cornuto. Tu e chi ti ha messo la tifosa è un cornuto. Ci devi camminare contro per 4 secondi, ho tipo un segreto. Ok. Non crashare. Ci devi camminare contro. Che è sta cosa? Sì, però polpo, non è che puoi lanciare il sasso e nascondere il tentacolo, giusto? Non va bene questa cosa. Strada sbagliata. No. Non è la strada giusta. Sì, ma signor Polpo, lei, ripeto, non è che mi può dare l'indizio e poi si nasconde e si fa i cavoli suoi. Io sono una povera anima sperduta. Mi sono risvegliata dopo 4.000 anni. Milioni di miliardi. Non so più un cazzo, non so la strada di casa. Mio fratello era diventato un cancro. E l'ho frollato. Cioè. Ok, sto andando a caso. Non... Ero convinta di star tornando indietro. Evidentemente no. Non posso aprire la porta. Non posso aprire la porta. Mi scusi, lei mi può dare delle indicazioni, per favore? No. Ok, torno fisico. Io non ce la posso fare, cioè non... Non ce la posso fare. Allora. Guarda, tra l'altro è pure un bel posticino luminoso, tra l'altro. Sì, vabbè, il fratello era diventato una sorta di frollato... Tutte le texture pazze. Una sorta di frullato di esseri umani, strani, vampiri. Però era contento. Comunque va bene così. Ah, siete... Bravi. Bravi, bravi. Bravi, bravi. Mi piace. Quando mi adorano... Voi capite che per me tutto ciò è completamente illeggibile, sì? Cioè, non ti fanno neanche vedere dove sei stato, Quanti sono? Ok, il culo lo ricordo. Ok, tu hai... Ok, la piattaforma spenta. Dovrai visitare altri portali prima che questo possa aprirsi. Grazie. A te. Va bene, quell'accesso ci posso andare, ma io non so dove devo andare. Dovrei visitare altri portali prima che questo funzioni. Io non so dove devo andare. Quello col vortice.
quello col vortice. Facciamo le macchie di inchiostro. Questo è chiaramente il simbolo di Assassin's Creed. Comunque, la bussola. Dove la vedete la spirale? Questo, ok. Polpo, signor Polpo, signor Polpo, mi indichi la via, la prego. Signor Polpo, mi dica cosa fare. Sono confusa. Perché la mia vendetta nei confronti di Cain deve essere una gita? Sto di nuovo morendo! Lascia la mista. Non cadere di... Qui? Interessante. Interessante. Io non so cosa devo fare. Cioè, ve lo giuro, non capisco. Dall'altro lato, ma... Forma fisica. Sì, ma il santuario del clan, cioè... Quale clan? Sono tutti clan! Che cazzo mi ricordo io qual è il santuario del clan, del colore di Raziel, il logo suo? Che lo conosco da 2 minuti! Come cazzo faccio a ricordarmelo? Il clan! Ricordo! Io boh! Vabbè. Qua sono tornata indietro! Questo è il santuario del clan. Cioè, io boh, non... Le bandiere, ci sono le bandiere, no? Giusto. Cioè, le bandiere significa che sono sulla strada giusta. Credo. Apri la porta. Qui è il clan di Resi. Frame rate. Dai, mena. Guarda, sta andando a fuoco da solo. Sì, magari colpiscilo. Oppla. Quindi col sasso lo sciotti. Buono a sapersi. Ok. Io non ho idea di dove andare. È giusta la strada? Che è sta roba?
Cioè, è tutto molto bello, la musica è molto bella, ma io non ho capito. Oltre al fatto che non si vede una minchia. Posso passare di qua? No. Ero curiosa di capire. Qui di qua non si può. Ok. Io... vabbè. Mi avete detto di procedere, però per me è completamente dispersivo, cioè non ho proprio idea. E non mi potete dire il santuario di casa tua. Chi minchia se non ricorda il santuario di casa mia? Cioè questo non è che è un gioco politico, cazzo, non me li ricordo i simboli. Vabbè, niente, è chiaramente la strada sbagliata. Non può essere la strada giusta. Sto camminando da troppo tempo. Sto comunque tornando indietro. Cioè sto... Dove cazzo sto andando? Vabbè ragazzi, allora ci fermiamo qua. Guarderò una guida su dove andare. Stiamo giocando da 2 ore e mezzo, quindi è inutile continuare. Ritroverò la via. Ci rivedremo la prossima volta, se ci sarà una prossima volta nella strada giusta. Cioè, cazzo, è un gioco di bellissimo, però, porca puttana. Cioè, già hai la telecamera tipo attaccata al culo di Raziel, non si vede niente. Io sarò stupida, sarà sotto, ti ripeto, sarà colpa mia. Se nessuno ha mai avuto questo problema, sarà colpa mia. Ma se lo sto avendo io adesso, non lo so pensare da piccola. Comunque, che poi, ragazzi, non facciamo i finti tonti. Perché da piccoli tutti compravamo le riviste con le guide, eh? Cioè, quindi non diciamo cagate. Sì, vabbè, torna in quello della spirale. Altri 40 minuti a camminare. Sto morendo, tra l'altro, che sono in forma di corpo. Va bene, il gioco è strafico, ha delle idee fantastiche, veramente fantastiche, roba che oggi è il futuro, ancora oggi. Beh, quella roba della lancia, che ho lanciato la lancia all'inizio e si è fatta tutta la mappa e si è conficcata sul muro dall'altro lato. Cioè, io pensavo che era sparita. Però, santo Dio, quanto snervamento, porca merda. Cioè, ok, almeno mi consola il fatto, io non lo so, su YouTube cercherò un attimo di tagliare le parti morte, perché, cioè, io sono rincoglionita comunque, io sono rincoglionita. Quello non c'è ombra di dubbio, però... Il gioco ci mette del suo, cioè control, arrivi a un punto in cui non ti perdi più perché la mappa non la usi più. Cioè, nel momento in cui controlli e impari le zone, capisci che la mappa fa cacare, non la usi più, e bene o male vai di viaggio veloce e ti sposti giusto nella zona limitrofa, e quando, se devi andare da un'altra parte, ti teletrasporti. Qui hai 700 simboli diversi, il polpo di merda che parla per enigmi, Raziel che rincoglionito, e io che non ho capito dove devo andare. Vabbè, vedremo. Grazie per i consigli. Grazie per i consigli. Dai, buona serata. Grazie anche per il raid. Parliamo di videogiochi.